Ma guardi, intanto ho apprezzato che Cosolini e Laurini siano andati a fare gli auguri di buon anno ai lavoratori della Ferriera, perché così interpreto la loro visita, perché che Cosolini dia giudizi sul funzionamento degli impianti della Ferriera è come, permettetemi, paragone io che non so cucinare neanche due uova alla coca e pertanto mangio tutte le cose in scatola o preconfezionate, che dia giudizi sulla cucina dei migliori ristoranti, e cioè non capisco meno di nulla. Allora, la cosa incredibile è che per mesi il piccolo giornale ci ha fatto l'elenco fatto di tutti i lavori che asseritamente dovevano essere fatti. E poi la stessa proprietà è costretta ad ammettere in quell'occasione che i lavori sull'altoforno proprio non sono stati fatti, nel senso che o sono stati fatti male o comunque la perdita, che è pericolosissima, di centinaia di migliaia di metri cubi, stiamo parlando di un'entità enorme di gas, un gas che se respirato anche all'aperto uccide, continua imperterrita. Quali siano gli strumenti che rendano il sindaco e Laureni ottimisti? Beh, insomma, probabilmente è l'ottimismo della volontà che ha uno davanti al plotone d'esecuzione.